Ciao ragazzi e benvenuti al mio primo video tutorial. Dato che moltissimi su Instagram mi hanno chiesto come ho realizzato il milkshake e la scritta nella felpa di Elsa, da Ralph Spacca Internet, ho deciso di fare questo mini video tutorial dell'intero cosplay, ovviamente per quanto riguarda il vestiario e non la parrucca o il trucco. Per chi non lo sapesse, infatti non faccio solo fandub, ma sono anche una cosplayer, e se volete potete seguirmi sul mio account Instagram che vi linkerò giù in descrizione. Partiamo subito con il milkshake. Scusate per le varie foto e video fatti in verticale e in orizzontale, ma ovviamente non pensavo dovessi farci un tutorial. Per quanto riguarda quindi i materiali, io ho preso un bicchiere da milkshake trovato su AliExpress di plastica dura, quasi identico a quello di Elsa. Ho poi preso 10 dischetti di cera, quella lì da fondere del rosa che mi serviva, e ovviamente questo sarà in base al bicchiere che avrete, alla quantità che ve ne servirà. E poi serve una cannuccia, quella che è Elsa, e ne ho preso un pacchetto intero sempre su AliExpress, migliore amico dei cosplayer, e ovviamente anche una ciliegia che troverete sempre su AliExpress a molto poco. Poi invece per la panna, per dare quell'aspetto molto realistico, diciamo, vi serve appunto il silicone acetico, mi raccomando, bianco. Ovviamente per mettere questo silicone sopra la cera vi servirà anche una sac à poche, che poi dovrete buttare, quindi prendetene una qualsiasi. Allora, la cera dovete scioglierla a bagnomaria, mi raccomando, fate molta attenzione. Poi dovete appunto versarla nel bicchiere. Come potete vedere non mi è bastata qui, quindi ne ho aggiunta altra, e qui ovviamente la cera già si è solidificata. In seguito poi ho appunto messo nella sac à poche il silicone e ho fatto poi dei movimenti circolari per dare questo effetto di panna, e ovviamente è importante anche il beccuccio che usate nella sac à poche, prendetene uno che fa questo effetto ondulato. Purtroppo non ho potuto fare foto o video di questo momento epico. E poi ovviamente decorate con cannuccia, ciliegia al posto giusto. Poi ho messo sopra, come si può vedere anche nel video, dei piccoli fiocchi di neve per dare un tocco alla Elsa. Per quanto riguarda i leggings, questo è totalmente opzionale, dato che io non li ho trovati per molto tempo, ho deciso di farli da me e utilizzare appunto una licra glitterata. Per quanto riguarda invece le ballerine, potete o comprarle direttamente su AliExpress o qualsiasi altro sito azzurre, o semplicemente comprarle da cinese o alla fiera e colorarle. E mi raccomando, con colori per la stoffa. E poi potete o lasciarle così normali, o come ho fatto io, mettere dei glitter sopra, facendo però prima uno strato di colla, io ho usato quella per la stoffa, e poi facendo cadere appunto i glitter sopra le scarpe. E sopra vi straconsiglio di mettere questo Mod Podge, che fa da strato protettivo, evitando che i glitter cadano ovunque, li perdiate per sempre. Inoltre esiste sia la versione lucida che matte, e vi consiglio appunto in questo caso di utilizzare quella lucida. Mettiate o meno i glitter. E infine, per quanto riguarda la scritta della felpa, io ho facilmente trovato su internet sia le lettere che i fiocchi di neve, li ho poi stampati su un foglio A4, appunto posizionati in questo modo, in modo da avere la dimensione giusta per la felpa sia delle lettere che dei fiocchi di neve. Ho poi ritagliato dal foglio A4 le scritte e li ho riposizionati in un particolare foglio glitter che si chiama Glitter Transfer, molto particolare e importantissimo. Dovete posizionare le lettere sopra questo foglio specchiate, in modo che una volta ritagliate dal lato dove ci sono i glitter saranno appunto non a rovescio ma dritte. In questo video appunto potete vedere le lettere finite ritagliate sul lato dei glitter. Vi basterà poi posizionare le lettere e i fiocchi di neve sulla felpa e col ferro da stiro pressare e fare attaccare appunto queste lettere alla felpa. Mi raccomando, state attenti col calore del vostro ferro da stiro. Se è troppo forte, vi consiglio di mettere uno straccio fra la scritta e il ferro da stiro. Basterà solamente togliere dal basso verso l'alto questa pellicola trasparente che appunto è presente sopra la scritta. E la vostra felpa è praticamente finita.
Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti.